In cosa consiste questo progetto EduNext? Allora, questo progetto riunisce insieme 35 atenei sparsi in tutta Italia, 5 AFAM e l'obiettivo principale, l'obiettivo strategico è quello di poter offrire percorsi universitari di alta formazione in modalità digitale, quindi corsi di laurea, master, formazione aperta sia ai cittadini, agli studenti e alla pubblica amministrazione, visto che siamo in questo contesto, e anche come effetto collaterale quello di voler innovare la didattica all'interno delle università che dopo il periodo della pandemia hanno subito un certo fermo, un certo stop. Quindi un progetto è assolutamente strategico sia per l'università, sia per il Ministero, sia per il Paese, perché diventerà immediatamente il più grosso polo in Europa per la formazione universitaria, con 700.000 studenti, 25.000 docenti, quindi diventa davvero la realtà più grossa in Europa.